pace del 2016, la misericordia è più grande dell'indifferenza. In occasione della giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2016, manifestiamo il nostro sostegno al messaggio di Papa Francesco, vince l'indifferenza e conquista la pace, grati della sua continua sollecitudine per la costruzione di un mondo più umano per tutti, particolarmente in questo anno santo della misericordia. Per dire a tutti, nelle nostre città e nei nostri paesi, che la pace è il bene più prezioso, abbiamo scelto di cominciare il nuovo anno uscendo dalle nostre case. Ci siamo ritrovati insieme per manifestare il nostro desiderio di abbattere i muri che separano gli uomini, che creano distanza, ignoranza degli altri e conducono alla contrapposizione e alla violenza. Lo abbiamo fatto sentendoci vicini a Papa Francesco, che parla ormai da tempo di terza guerra mondiale a pezzi. Purtroppo ne abbiamo avuto tante dolorose conferme, come egli stesso ha voluto sottolineare nel suo messaggio di questo 1 gennaio, parlando di guerre e azioni terroristiche che hanno segnato l'anno passato dall'inizio alla fine, moltiplicandosi dolorosamente in molte regioni del mondo. Oggi la voce di Francesco si rivolge a tutti in modo forte e autorevole, ad una comunità internazionale che finora non ha voluto o saputo capire la gravità dei suoi ripetuti appelli a favore della pace, ma anche a noi, incoraggiandoci ad alzare la voce per difendere i poveri e tutti coloro che sono rimasti vittima dei conflitti. Papa Francesco lo dice con chiarezza: il nostro problema, l'ostacolo che ci impedisce di giungere alla pace nel nostro tempo, ha soprattutto il nome dell'indifferenza, perché ha superato decisamente l'ambito individuale per assumere una dimensione globale e produrre il fenomeno della globalizzazione dell'indifferenza. Oggi più che mai siamo di fronte ad una scelta: rassegnarci a questa indifferenza che produce freddezza e alimenta la diffidenza, oppure scegliere di aprire il nostro cuore e provare misericordia in questo giubileo che ha il suo inizio. La misericordia, ci ricorda il Papa nel suo messaggio, è il cuore di Dio. Costruire percorsi di pace è possibile se c'è l'impegno di ciascuno di noi per cambiare mentalità, per uscire dall'indifferenza. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.